Amici di Onda Libera, siamo a Fano alla presentazione del libro e Zia Carmela aveva ragione. È qui con noi l'autore Even Mattioli. Allora, Even Mattioli è psicoterapeuta e ha, se non sbaglio, la sua prima esperienza di scrittore. È la prima esperienza. Allora, sì. Cosa ti ha spinto a scrivere un libro e perché Zia Carmela? Allora, cosa mi ha spinto a scrivere un libro? La voglia di vedere l'effetto che avrebbero fatto le mie parole su altri. Quindi, ed è un desiderio, penso, di chiunque scriva, quello di arrivare un giorno a vedere, insomma, se le parole che uno ha in qualche maniera costruito, pensato, davanti al proprio PC o davanti al proprio taccuino, insomma, possono essere usate in qualche modo anche da altri, e anche altri possono in qualche maniera identificarsi, riconoscersi in quelle parole, emozionarsi e quindi portarsi a casa qualcosa attraversando quelle parole che uno ha scritto. E diciamo, dal momento che fai la professione di psicoterapeuta, quanto c'è di professionale e quanto invece di vita vissuta in questo libro? Allora, sicuramente c'è una buona parte di personale, no? Di Even in qualche modo. Non posso dire che non ci sia un mix anche con la mia vita professionale, ma in realtà prevale quella personale, perché quello che scorre attraverso all'interno dei racconti spesso è frutto in parte di componenti autobiografiche, insomma di aspetti autobiografici, e un'altra quota invece arriva dall'osservazione della realtà, e la realtà oggi ci dà tanti spunti di riflessione. Anzi, la realtà, come dicevamo anche prima durante la presentazione, supera di gran lunga la fantasia. Succedono più cose nella realtà rispetto alla fantasia, anzi la fantasia deve impegnarsi tanto per vincere insomma sulla realtà. Ecco, il libro è articolato in racconti, sì, più o meno brevi, eccetera, sì, però sono racconti immediati, sì, e sì, che diciamo come se fossero delle istantanee, sì, su, sì, dei flash di vita reale, diciamo. Sì, ecco. Sì, sì. E in alcuni racconti fa riferimento alle classiche raccomandazioni che i nostri genitori, i nostri nonni ci facevano quando, sì, eravamo ragazzi. Esatto. Ecco, che senso dai a queste raccomandazioni? Ma le raccomandazioni dei genitori, dei nonni, nel caso specifico prima parlavamo di una nonna o di una nonna ipotetica, insomma, non solamente della mia. Ma queste raccomandazioni, no? L'andar piano, lo stare attenti. Nel mio caso mia nonna mi consigliava, come dicevamo prima, anche di cambiarmi la biancheria intima, perché poi se succedeva qualcosa dovevo essere. Non so mai come si dice. Dovevo essere a posto per l'ospedale, ecco, che ha anche un che di macabro tutto questo, di tragico se non altro. Però queste raccomandazioni in realtà sono voci che ci accompagnano, sono voci calde che ci accompagnano e che ritengo anche molto utili, perché a volte definiscono una linea, no? Definiscono. Mi piace pensare a queste raccomandazioni come a delle linee guida, come, ecco, alle quali appoggiarsi, alle quali far riferimento, no? Che abbiamo interiorizzato e che abbiamo fatto nostro. Magari non sempre accettato, ma che ci toccano. Magari allora non erano accettate, in realtà erano arrivate. Non erano accettate, ma erano arrivate, perché ad oggi sono lì a disposizione. Sì, lì è scritto, esatto, vedere che ancora. Esatto. Bene, ci vuoi dire due parole di presentazione proprio dell'aspetto editoriale del libro? Come no? Allora, la casa editrice è una casa editrice storica, molto seria, la Helicon Edizioni di Poppi, vicino ad Arezzo. Tra l'altro Poppi, ho scoperto, per mia ignoranza, non conoscevo Poppi, è un bellissimo borgo medievale. Taglia piena di queste. Piccola parentesi, è una casa editrice molto seria che ha deciso di pubblicarmi il libro e di pubblicarmelo in toto, nel senso che hanno investito loro, no? Hanno investito loro nel pubblicare, nel diffondere, nel promuovere tutto il resto, e questo, come dire, per me è stato un motivo di orgoglio, insomma, sono stato ben felice di questo. E mi avevi chiesto all'inizio anche Zia Carmela chi era, esatto, mi è venuto, esatto, in mente adesso che non ti avevo risposto, ma Zia Carmela chi è? Nel caso specifico del libro, Zia Carmela non è la zia reale del personaggio del racconto, ma è una cartomante veggente che, come dire, è convinta di avere profonde verità e riesce a vendere queste sue profonde verità
e quindi sono profonde verità che vende, ma vende nel vero senso della parola, a pagamento, quindi dispensa consigli a chiunque abbia crisi esistenziali, problemi di lavoro e soprattutto a chiunque abbia la capacità economica di pagarla 50 euro a consiglio. E quindi Zia Carmela rappresenta un po', ci sono tante, possono esserci tante Zia Carmela in giro per il mondo e sono le persone che in qualche maniera riescono a vendere le proprie verità e alle quali molte persone fanno riferimento, a cui si affidano totalmente le scelte che fanno si basano su quello che le varie Zie Carmele dicono. Infatti ci sono molti veggenti, molti cartomanti che riescono anche in qualche maniera a dare una direzione alla vita degli altri. In realtà nel racconto c'è una chiave molto più ironica, ma di base c'è anche questa tipologia di le volte ci vendono le verità che a noi piace avere. Sì, quello che ci serve esatto. Sentirci dire in qualche modo. Benissimo, grazie. Allora ricordiamo, Zia Carmela aveva ragione, e l'autore Even Mattioli. Grazie a voi, grazie.